Dottoressa, dell'incidente del 27 luglio a Bocale con un deceduto, ecco, risulterebbe che il conducente dell'autovettura sarebbe stato di ubriachezza. Allora, l'incidente, come giustamente anticipato, è stato un incidente purtroppo con esito mortale. E dagli accertamenti esperiti, perché tutti i protagonisti di questa triste vicenda sono stati sottoposti ai dovuti accertamenti, tra i quali quelli del tasso alcolemico. E il conducente dell'autovettura è risultato positivo a questo accertamento, aveva un tasso alcolemico di 1,13. Che cosa possiamo dire? Che l'incidente appunto ha avuto questo esito tragico. Lui conduceva l'autovettura, le altre due persone coinvolte erano a bordo di un motociclo con cui l'autovettura è entrata in collisione. Il conducente appunto del motociclo è la persona deceduta, mentre il trasportato è risultato in prognosi riservata, che comunque ci auguriamo che possa essere sciolta. Come sempre diciamo, le condizioni psicofisiche dei conducenti sono fondamentali. È chiaro quindi che sempre questa strada ritorna alla ribalta oggi, la 106, Ecco, con scusi, Prego. nonostante i controlli delle forze di polizia, tutte le forze di polizia, autovelox, la gente cammina lo stesso ubriaca, velocità eccessiva, ecco. Allora, purtroppo, come io dico sempre, le strade della morte non esistono. Perché la maggior parte degli incidenti, in una percentuale del 99,8%, sono dovuti a causa umana, ovvero ad errore umano, ovvero a comportamenti non coerenti e non rispettosi delle norme del codice della strada. Tra questi principali che continuano ad esistere sono proprio l'alta velocità, e sappiamo, come abbiamo già ricordato recentemente, che su questa arteria comunque ci sono i controlli nostri in postazione fissa per regolamentare appunto le alte velocità. E poi c'è il problema che questa terra fortunatamente non è estrema, da cui non è estremamente caratterizzata, però ogni tanto capita anche che si creino degli incidenti perché si guida in una condizione psicofisica non adeguata. È chiaro che guidare con un tasso alcolemico, anche non altissimo, ma comunque non sobrio, diciamo, comporta una serie di cose assolutamente incompatibili con la sicurezza alla guida, tra questi il rallentamento dei riflessi, il fatto di sentirsi estremamente euforici, quindi è chiaro che se uno deve guidare non deve bere.